Se il Made in Italy è sinonimo di eccellenza e qualità, lo dobbiamo in gran parte alle nostre piccole e medie imprese, lo dobbiamo al loro dinamismo, alla loro capacità di coniugare tradizione e innovazione. Senza le piccole e medie imprese il nostro sistema economico non sarebbe quello che è, ed è per questa ragione che abbiamo scelto in questo primo anno di governo di porre le basi per costruire un ambiente che sia il più possibile favorevole a chi fa impresa, perché lo Stato deve essere un alleato di chi produce ricchezza, di chi crea posti di lavoro e non un nemico. Deve essere un alleato che aiuta le imprese a crescere, che le aiuta a diventare più forti e competitive. Questa è la visione che ha ispirato e ispira il nostro lavoro, che ha orientato e orienta le nostre scelte sia in questa che nella precedente manovra finanziaria. Penso al rifinanziamento della nuova Sabatini sui beni strumentali, alle misure a sostegno del credito all'esportazione o all'introduzione del principio del più assumi meno paghi, ovvero quel meccanismo che consente di premiare le aziende che creano nuova occupazione, le aziende che incrementano i propri dipendenti a tempo indeterminato rispetto all'anno precedente. È una misura che in un comparto come il vostro, che è ad alta incidenza di manodopera, può avere effetti dal nostro punto di vista molto positivi. Abbiamo lavorato con lo stesso approccio quando si è trattato di rivedere il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di implementarlo con il capitolo del Repower EU, un lungo e articolato lavoro che ci ha consentito di liberare e mettere a disposizione delle imprese oltre 12 miliardi di euro di risorse aggiuntive.